come sempre cerchiamo di aggiornarvi sui lavori all'aeroporto Salerno-Napoli, quindi sto Salerno-Costa d'Amalfi, per noi che siamo abituati ancora a chiamarlo così. I lavori della pista sono ormai ultimati, con Arturo Giglio, delegato all'aeroporto del Comune di Pontecagnano-Faiano. Buongiorno e grazie. Ci siamo fatti questa passeggiata, siamo andati ovviamente dentro ad avere un piccolo confronto, un aggiornamento, no? Insomma, su quelli che sono i lavori. Potete vedere, ormai veramente ci siamo, per luglio inizieranno a volare, come dire, speriamo naturalmente che ci sia anche una data precisa, ma insomma veramente nel mese di luglio dovremo avere i primi voli. Arturo, è una grande occasione per il territorio. È una bellissima occasione per il territorio, oltretutto stamattina mi ha fatto piacere dell'invito ed è stata una piacevole sorpresa vedere che siamo stati accolti da manager della GESAC, quindi che ci hanno confermato che i lavori proseguono a ritmo serrato, e questo è importante, importantissimo, perché come già diceva l'amico Andrea, per luglio partiranno i primi voli. Questa è una grandissima soddisfazione per i territori, per tutti i comuni che sono qui intorno. Tra l'altro, non è che ve lo diciamo soltanto, se facendo il giro, no, intorno all'aeroporto si può veramente vedere anche la pista che arriva praticamente ormai sulla strada. La pista è di 2200 metri, per una prima fase si volerà e si utilizzeranno i 2000 metri e poi ovviamente si andrà a regime, a pieno regime, anche con i 2200 metri. Nella prima fase sempre si utilizzerà il vecchio terminal, che è questo che abbiamo alle nostre spalle, dopodiché ci sarà un investimento importante anche per la nuova aerostazione, per il nuovo terminal. Una occasione enorme per tutto il territorio, l'aeroporto cambierà completamente volto in termini anche economici dell'intera provincia di Salerno. Grazie ovviamente a mio amico Luca Cascone, che ha seguito per tutti questi anni tutti i lavori, tutte le procedure. Ringrazio ovviamente il presidente Vincenzo De Luca, che ha avuto anche l'intuizione, no, di organizzare, di mettere in rete pubblico e privato, perché ovviamente finalmente ci siamo. Grazie a tutti coloro i quali, non me ne vogliano, coloro i quali che magari non abbiamo citato, ci sono tante persone che hanno lavorato in questi anni, quelli che ci hanno creduto negli anni e ovviamente quelli che poi ci hanno lavorato dopo, indistintamente dai colori politici. Davvero grazie a tutti. Arturo, il primo volo lo facciamo a piedi. Andremo noi. Grazie.